Non è un bel momento per Perla Battiero. Reduce dalla vittoria del Grande Fratello, la fidanzata di Mirko Brunetti è finita al centro della bufera per via delle sue sponsorizzazioni. Secondo alcune segnalazioni la ragazza starebbe facendo delle sponsorizzazioni sospette sui social network, dove sta cercando di affermarsi come influencer dopo la vittoria nel reality show di Alfonso Signorini. La questione è stata affrontata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa SDL. Non tutti hanno imparato la lezione dopo il caso di Chiara Ferragni. Vi do un consiglio, di andare a dare un'occhiata a Perla Battiero, che ha palesemente nascosto la TV in tutte le sue storie. Ha spiegato Parpiglia, secondo me non è giusto che una persona di rilievo come la Ferragni debba rispondere e questi facciano finta di niente. Perla pubblicizzava tra l'altro i fuffaguru, quelli che si vendono come specialisti e professionisti del proprio settore per far iscrivere i follower a corsi online che promettono guadagni facili, NDR, quindi non proprio il massimo. Perla Battiero, lutto per la vincitrice del Grande Fratello. Me lo sono segnato. E colgo l'occasione per dirvi che noi abbiamo un osservatorio sulla pubblicità che quotidianamente va ad analizzare il clean pubblicitario e scrive alle imprese per chiedere spiegazioni. Le parole del presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo. Ora su Perla Battiero si abbatte un altro dramma, questa volta familiare. Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai. Ha scritto Perla Battiero in questi minuti sul suo profilo ufficiale. Una notizia che ha sconvolto i suoi fan, che sui social hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla vincitrice del Grande Fratello. La fidanzata di Mirko Brunetti, dopo aver annunciato il lutto, ha fatto sapere di aver raggiunto la sua famiglia da Milano. Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché purtroppo la vita è un soffio. E ancora, fai buon viaggio zia, ti amo tanto.